Questo è il mio naso. Sì, è un po' lungo rispetto alla media. Sì, ha anche una forma un po' curvata, però è mio. Ciao curiosi e benvenuti su Divulgamento, il canale dove cerchiamo di capire un po' di più dell'universo che ci circonda, ma con un pizzico di follia. Oggi in realtà un video diverso dal solito, niente curiosità, scienza o esperimenti. Perché secondo me i veri curiosi, oltre ad analizzare i fenomeni esterni della natura, cercano di capire anche un po' di più di se stessi. E questo video ha circa 2 anni, l'avevo fatto per un altro canale, ma è ancora attualissimo. Dato che ci avevo veramente messo il cuore per farlo, ho deciso di portarlo anche in questo canale, perché credo che il messaggio sia importante. Quindi non perdiamo altro tempo e buona visione. Ora l'idea mi è venuta perché ultimamente online gira la foto di Alba Flores in arte Nairobi della casa di carta, dove si vede lei a sinistra in una sua foto, dove ovviamente si nota anche il suo naso abbastanza particolare, e poi a destra sempre lei, ma dove tramite una piccola modifica con Photoshop è stato sistemato, diciamo, il naso per renderlo più coerente con i canoni e i lineamenti di bellezza di oggi. Ed effettivamente con solo questo ritocco Alba Flores diventerebbe la classica belloccia di Hollywood, e invece ha scelto di rimanere com'è. Quando gli è stato chiesto perché non ha voluto rifarsi il naso, semplicemente ha risposto che ha imparato a conviverci e, nonostante il suo naso non rientri nei canoni di bellezza classici, comunque per lei è un marchio distintivo che la rende completamente unica. E poi dai, immaginati Nairobi con il nasino alla parigina a fare una mega rapina alla banca di Stato. Non avrebbe avuto sicuramente lo stesso fascino. E quindi, prendendo un po' questo spunto, ho deciso anch'io di raccontarvi come sto vivendo il fatto di avere un nasone un po' fuori misura rispetto alla media. Considera che prima di approdare sui social, praticamente tutte le foto che mi facevano o che mi facevo dovevano essere, e volevo che fossero sempre perfettamente perpendicolari a me, in modo da non avere l'inclinazione del naso. Idem per i video, anzi i video volevo che non me li facessero mai gli altri, proprio perché non avrei avuto il controllo su come fosse il risultato finale. E quindi sì, sebbene magari non l'abbia mai fatto tanto notare, diciamo che anch'io mi sono fatto un bel po' di paranoie. Ma guarda i miei primi video, come stavo sempre, diciamo, dritto, bello, precisino, non mi muovevo mai, proprio per cercare di non mostrare mai il mio naso. Certo, di battutine sul mio naso le ho sempre sentite e ne faccio anche io. Prendiamo quelle più classiche. Hai un pochino di faccia in quel naso. Ma come fai a chiudere la carta d'identità? Ma è vero che col naso lungo anche lì sotto... Spoiler, siede. E diciamo più contemporanea, ma è vero che per farti il tampone c'è bisogno della prolunga? Sinceramente fanno ridere anche a me, e anche io spesso ne faccio. Credo che l'autoironia sia veramente importante. Però qui su YouTube inizialmente avevo comunque molto timore di questo aspetto qui e diciamo di mostrarmi per quello che sono. Quindi passa il tempo, comincio a fare video e ora ti mostro un po' dei miei video che ho fatto ultimamente. Via! Direi un notevole cambiamento, no? Sì, però non è stato facile. Infatti, da quando ho deciso di lasciarmi un po' più andare, ovviamente sono arrivati anche i commenti con tutte le battutine sul mio naso. Fortunatamente una piccola parte della community, però ci rimanevo male. E anzi, sarò sincero, molti di questi li ho anche eliminati. Ma con il passare del tempo, fino ad arrivare ad oggi, che è proprio la dimostrazione più eclatante, fare un video sul mio naso. Ah, quindi voi direte: bravo Giannone, ti sei finalmente accettato per quello che sei. In realtà non è proprio così. Non mi sono ancora accettato al 100%, per quello vi dicevo che questo non è un video per imparare ad accettarsi. Infatti ancora oggi, nonostante abbia 28 anni, una morosa da un sacco di anni e il lavoro che mi piace, comunque mi faccio problemi per il mio naso. E allora sapete qual è la soluzione? È che me ne frego. Sì, esatto, me ne frego, come direbbe Achille Lauro.
Perché ho capito che non mi interessa più quello che la gente pensa del mio naso o del mio aspetto fisico, ma ho spostato semplicemente l'attenzione da quello che le persone possono pensare del mio aspetto fisico a una cosa più importante per me, ovvero quello che possono pensare guardando i miei video. Se il video è stato utile, se magari ha intrattenuto anche per 5-10 minuti una persona, se è riuscito a trasmettere e far imparare qualcosa di nuovo. Questo è il mio obiettivo, non apparire bello davanti a una camera. Come detto, vi assicuro che è stato un percorso lungo, ormai è da ottobre 2018 che sono qui su YouTube. Però adesso mi sento molto 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 meglio, e devo dire anche grazie a voi, cioè grazie a tutti coloro che si sono iscritti o che hanno fatto commenti appunto sul contenuto e non sul mio aspetto fisico. Che poi penso, se ci rimango male io, che appunto mi sembra di essere grande e ragionevole, immagino magari un adolescente o una ragazza, forse per le ragazze ancora peggio questo, sentirsi commenti relativi al proprio aspetto fisico, credo che faccia veramente molto molto male. Quindi, per piacere, se volete sfogarvi, fatelo piuttosto sotto al mio video e non sotto al video di qualche adolescente, che sicuramente è molto peggio. Comunque, ci tengo a dire che non sono contrario a rifarsi il naso, alla chirurgia estetica. Anzi, se non ci si riesce proprio ad accettare, o peggio, ci si sente male con se stessi, la chirurgia estetica può essere una soluzione. Credo solo che appunto è una soluzione, ma ce ne possono essere altre. E diciamo che la chirurgia estetica potrebbe essere l'ultima soluzione possibile. Infatti, prima di capire perché non ci si riesce molto ad accettare, forse bisognerebbe capire il problema, e penso che sia evidente e semplice, ovvero che siamo bombardati continuamente di immagini di attori, di influencer, di attrici bellissime con dei canoni estetici praticamente irraggiungibili se non si riesce a vincere la ruota della fortuna delle sequenze genetiche del DNA. E ovviamente vedere tutti questi personaggi bellissimi ci fa sentire un pochino inferiori quando ci si guarda allo specchio. Quindi credo che, una volta capito che forse questo è uno dei problemi, una delle soluzioni potrebbe essere anche quello di capire bene che i modelli a cui mirare possono essere anche altri e non solo estetici. E poi penso a Nairobi, il difetto più grande forse suo è anche il suo più grande punto di forza. Ehi, comunque la vita è tua, fai quello che meglio credi, vai da uno psicologo, vai dal chirurgo estetico, fregatene, apri un canale YouTube come ho fatto io. L'importante è, secondo me, che tu riesca in qualche modo a non dico accettarti al 100%, ma almeno a diminuire il numero di paranoie che ci si fa nella propria testa per poi riuscire a vivere meglio. E quindi niente, concludo così il video. Sarei molto curioso di sapere le vostre storie, quindi puoi lasciare un commento qui sotto o, se vuoi mantenere più la privacy, scrivimi in privato su Instagram ad albe.giannone. Di solito cerco di leggere sempre tutti quanti. Lascia un bel like se sei d'accordo con me, o lascia anche una critica se non lo sei. Vediamo se riusciamo a creare dei dibattiti costruttivi qui sotto. Spero di avervi dato qualcosa, perché per me è stato abbastanza difficile fare questo video e diciamo abbastanza introspettivo, però insomma spero di avervi dato almeno qualcosa. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video. Ciao!